cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme, siano lodati i sacri cuori di Gesù, di Maria Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Credettero a Dio e bandirono un digiuno. I pagani di Ninive ascoltano il profeta di Dio. E Giona, un profeta di certo non esemplare, disobbediente e senza misericordia. Tuttavia, essi capiscono che l'invito alla conversione viene da Dio. Lo ascoltano e sono salvati. O Signore Gesù Cristo, aiutaci ad arrivare a una conversione sincera e decisa, per poter ottenere per noi e per tutti la Tua divina misericordia. Ed ora ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, se soffri, ti sono vicino per soffrire con te. E sono ancora io che soffro attraverso di te. Sta ben unita a me, perché tutto dipende dalla unione. E se tu credi al mio amore, ti sarà dolce il soffrire. Ti sembrerà di restituirmi un po' di quello che io ti ho dato. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua Passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone, affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel Divin Volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti sono restituite le forze dell'anima e del corpo. Si è risanato l'infermità spirituale e corporale. E arricchita, abbellita di ogni bene e virtù, sia la tua anima. Per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù, benedico tutte le cose da Lui create, affinché tu le riceva tutte benedette da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, tutto, affinché tu resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù, ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il motto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre.